Io mi chiamo Maurizio Di Franco, io volevo denunciare praticamente la situazione dei trasporti pubblici che per i disabili è veramente, veramente uno scandalo. C'è una discriminazione assurda perché un disabile non è libero di circolare come un cittadino normale. Praticamente se deve prendere un treno deve avvisare giorni prima e nonostante tutto non può andare dove vuole, perché ad esempio se vai da Brescia a Mantova non ci sono i treni come Eurostar, e quindi devi per forza prendere un regionale. I regionali non sono attrezzati, quindi ti mandano a Milano. Praticamente devi fare Milano, Brescia, Milano, Milano, Mantova, ti fanno fare il giro dell'oca. Buongiorno. Un'informazione. Io dovrei prenotare per un... La sento male e a tratti. Mi sente bene adesso? Un po' meglio, sì. Ascolti, io dovrei prenotare da Brescia a Mantova per un mio amico che va in carrozzina. E volevo sapere se il regionale... Perché noi vorremmo partire intorno alle 9 del mattino da Brescia. Da Brescia a Mantova? Sì. Vediamo, che giorno le serve? Noi pensavamo lunedì. Lunedì 6. Mattino? Grazie. Però c'è sempre un cambio. C'è sempre un cambio a Verona o a Piadina o a Cremona, dipende. Sì, lui è sulla carrozzina, quindi non ci sono problemi? Ha una carrozzina propria? Sì, una carrozzina elettrica. Rigida o è pieghevole? No, è rigida, sono quelle elettroniche. Bisogna valutare quali sono i treni che hanno un posto attrezzato per questo viaggio. Quindi se lei mi dà un orario... più o meno per il quale intenderebbe partire. Partenza tra le 8:30 e le 9. Allora guarda, alle 8:35 da Brescia c'è un treno che la fa arrivare a Mantova alle 10:16. Se questo treno è predisposto per la carrozzina, no, questo niente. È già uno che scappiamo. Vediamo come successivo. Ce n'è uno alle 8:54. Sì. E anche qui niente. Poi 9:39 niente. Il secondo pezzo si da Cremona Mantova, sì, ma da Brescia Cremona niente. Niente. No, 10:54. Niente, neanche qui. Vediamo quelli prima magari. Dobbiamo cercare separatamente, facciamo così, Brescia, Verona. Porti paziente perché devo proprio trovare il treno attrezzato per attaccare la carrozzina. Certo. Perché io vedevo online che non sono segnati. Sto anche guardando, vediamo. Allora, data 6. Ma che buono, può viaggiare anche nelle frecce eventualmente. E se non c'è un treno per andare a Mantova, mi dica lei quali altri treni possono. Perché adesso ho preso tutti i regionali, ma niente da fare. Il mattino sulla tratta Brescia-Verona, eccolo qua, 8:53 da Brescia. Sì. Arriva a Verona alle 9:27. Aspetti che me lo segno anch'io, che se dovesse prenotare, 8:53. Ecco, qui
vedere se c'è un'offerta, come prego. Questo è da Brescia a Verona, giusto? Sì, questo è da Brescia Verona, e poi da Verona a Mantova. A Mantova. Questo è un Frecciabianca? Questa freccia bianca, sì. Ci sono degli sconti? Sì, poi quando fa la prenotazione sicuramente trova un prezzo, da quello che dico, molto basso. La prenotazione Il la posso fare. prezzo intero è 17 euro, però lo trovo sicuramente molto meno. La prenotazione la posso fare anche online, Sì, adesso lo spiego tutto, grazie eh? a Dio di Ok. pazienza, riusciremo alle 9, vediamo. 9, 9, 9, 30. Una difficoltà qui, 9, 9, 30. E dopo c'è le 12:30, non è possibile. Mi ho sbagliato tutti, non mi interessa perché non c'è la coincidenza. O prenderlo prima da Brescia, in Brescia, ricominciamo da capo, da Verona. Possibile per voi? 7:23, sì, anche se un po' presto, va bene. 7:23, arriva Verona 7:57, no, 7:23, 7:57. Adesso ricominciamo Verona Mantova. Arrivo a 7:57, questo qui deve Niente, da Verona non trova niente, sono tutti i treni regionali che vanno dentro a Mantova, ma nessuno ha l'alloggiamento per il disabile. Quindi, cioè, se ho capito bene, i treni regionali non hanno la possibilità, di far salire Da persone con Verona CARS. sì, da Brescia Verona sì. Adesso forse cambierei traiettoria, cambierei in un altro posto. Funziona così, e poi dopo se lei si iscrive sul sito, scrive la persona con la carrozzella sul sito, Sì. noi facciamo biglietti, prenotazione, assistenza, tutto via mail, e Sì. le mandiamo il Ok. Quindi nell'area clienti intende dire. nell'area clienti, basta che sia registrata, è molto semplice, no? Sì, Si va sì, nell'area clienti, si registra e poi mandiamo, quando chiama per la prenotazione, noi mandiamo tutto poi per mail e fa tutto, cioè non occorre che si sposti, ecco. Ok. Quindi ricapitolando, bisogna trovare un treno, ma quando io prenoto un treno, giusto per andare solo così un attimino a guardare, devo vedere il simbolino della carrozzina, giusto? Sì, giusto, Ok, giusto. perfetto. Io stavo guardando qua al computer, ma effettivamente tutti i regionali che vanno verso Verona o Da Mantova. Brescia a Verona li trova tutti, però poi non c'è più il Verona Mantova. Ah, ok. E allora stavo guardando di cambiare a Piadena, che ce n'è uno, vediamo se questo qui, gli altri due, Quindi se io faccio Brescia-Verona, tutti i treni, vediamo così Brescia almeno, Verona li trova tutti con la carrozzella, no? con la Però poi il carrozzina. problema è, dovete partire assolutamente il mattino?
Sì, perché poi Sì. torniamo in pomeriggio. Quindi vedo Sto controllando di nuovo tutti, anche 705 da Brescia. Adena. Sono delle frecce d'argento queste, però. Non sono regionali. Regionali no, vediamo, via Chiadena regionale, però non ha la sedia. E non vedo 939 simbolini. via Cremona. Tipo, io stavo guardando quello delle. Questo per esempio, però non c'è Brescia Cremona, c'è Cremona Mantova. Vediamo solo se uno prima c'è da Cremona alle 11:30, arriva Mantova alle 12:10, è troppo tardi. Verso le 10? No, no, va bene. Ascolti, perché io sto guardando anche quello di Brescia delle 7.05 che arriva a Verona Porto Nuovo alle 7.39, che è un freccia argento. Se io clicco su informazione, vedo prima seconda classe, ma non vedo il simbolino della carrozzina, quindi boh. E quindi non c'è. Ah, ok, anche le frecce bianche sono da guardare una a una, perché non è Frecce segnato. bianche, lì basta che segna, cioè frecce bianche c'è dappertutto. Sì, freccia bianca, però non è segnato il simbolino della carrozzina, quindi non si capisce se c'è Sì, ma o è segna, c'è su no. tutte Ah, lì, c'è ok, lei mi conferma che ovunque. ci sono, ok. Va bene, ascolti, tanto io la ringrazio, è stata gentilissima. Se Prego. sento un attimo il mio amico, ci Certo, organizziamo con calma e intanto la ringrazio. date un'occhiata poi. Va bene, a Massimo ci iscriviamo, vediamo un attimino come fare. Certo. D'accordo? La Ok. ringrazio, gentilissimo. Prego, Salve, prego. arrivederci. Per quanto riguarda invece gli autobus, devi sempre prenotare 3 giorni prima e tra l'altro nonostante tu prenoti, arrivi al giorno che devi prendere l'autobus e non funzionano, non funzionano le pedane, non funzionano, gli autisti non sono in grado di utilizzarle e quindi è tutto assurdo. E in più devi sapere l'ora della partenza e l'ora di ritorno, perché se tu disgraziatamente perdi l'autobus, resti lì, non puoi muoverti perché tu hai prenotato quell'ora, devi prendere per forza quell'ora. E questo non è assolutamente giusto per i disabili, perché non si può sapere quando si parte, non si può sapere neanche quando si ritorna. Ognuno diciamo, ha le sue esigenze e quindi un cittadino deve essere considerato cittadino in tutti gli effetti, anche i cittadini disabili, che devono muoversi come fanno tutti gli altri. Sì, pronto, buonasera, sono una persona disabile e vorrei prenotare un pullman per domani mattina per andare a Lumezzane dalla stazione centrale, verso le 8:30. Così Sì. a naso. Sì, però mi hanno detto che bisogna chiamare. Sì, in effetti sarebbe 48 ore prima, però 48 adesso ore. sì, però adesso lasci stare, adesso vediamo. Dunque abbiamo una corsa verso le 9:30, mi ha detto, vero? 8:30. 8:30, scusi. C'è una corsa 8:40 che poi va in coincidenza con un'altra corsa a 9:16 a Crocevia. Pensa come funziona il meccanismo, vero? Si scende a Crocevia Starezzo e poi c'è una coincidenza pronta per andare verso Lumezzane. Ok, quindi Non l'ho scusi. mai fatto. 8:40 è troppo tardi. Dunque, mi dica che ora deve essere Lumezzane e così facciamo prima, dai, così la consiglio meglio. Per le 10. Questa è perfetta, allora arriva a 9:45 in piazza a Bologna. Dunque, Ma allora. Lumezzane dove è Sant'Apollonio? L'orario di arrivo che ho detto io fa riferimento alla piazza Paolo VI di Sant'Apollonio,
conosco tutto, perché di recente lei di preciso. Sì, da quelle parti lì. Da quelle parti. Esatto. E... quindi allora, 8.40 dalla stazione di Brescia. Ok, quindi da lì poi c'è la coincidenza Sarezzo. Ok. E ascolti, per il ritorno cosa devo fare? Il ritorno ancora a che ora vorrebbe essere a Brescia? Dipende quanto ci metto a fare la visita. Mediamente ce n'è uno ogni mezz'ora, però se volesse essere magari un po' più deciso dal mio orario, se ci mette mezz'ora direi che quella delle 10.50 potrebbe andare bene, eh? Ma se qualora ci metto invece di più? Ci sarebbe quella delle 11.20, per essere più sicuri. Ok, quindi... 11.20 da Lumezzane. Mettiamo proprio che ci mette... dopo le 11.20 ce ne sono ancora? Ce n'è uno ogni mezz'ora. Ah, quindi uno ogni mezz'ora, che c'è anche la coincidenza. Uno ogni mezz'ora e... no, beh, quella di 12.20 veramente sarebbe diretta. Come, scusi? Quella di 12.20 per esempio è diretta, cioè sono tutte in coincidenza 8 su 10. Però ce n'è anche qualcuna che è diretta, questa di 12.20 per esempio è diretta. Però il nostro problema sa qual è? Siccome sono persone che si usano pochissimo, noi gradiamo, per non far figure, farle verificare. Sì. Per questo noi dovremmo andare d'accordo e capire qual è esattamente le corse con le quali lei si muove, tutto lì, il nostro problema. Quindi sì, se dovesse metterci di meno, bisogna comunque aspettare quella che abbiamo concordato dalle 11.20. Ok. Facciamo un riepilogo. Ma... abbiamo detto 8.40, lei arriverebbe su a 9.45, Lumezzane. Poi io le ho proposto quella delle 10.20, sì, delle 11.20, quindi potrebbe anche essere che aspetta lì, ecco. Però con quella lì è comodo, può fare tutte le sue cose con comodo e siamo sicuri che non abbiamo sorprese anche noi. Ecco. Ma non capisco cosa c'è da provare. Io quando prendo il pulmino quello giallo c'è quella manuale, la girano e salgo su. Le nostre sono elettriche, purtroppo. Sono? Sono elettriche. Ah, elettriche. Ah, quindi bisogna guardare se funzionano. Magari fossero così. Magari fossero quelle manuali. Ah, perché quello lì, infatti, io quando prendo il pulmino è semplicissimo, si gira, si appoggia, poi... gira, c'è una chiave, può anche... neanche chiave, proprio si prende, viene giù l'autista con la mano che non pesa neanche, mi ha detto... che non pesa neanche tanto. Guardi, quando abbiamo cominciato a metterle, purtroppo abbiamo fatto questa scelta infelice. Ah, ok. Ascolti, guardi, se ha pazienza io la richiamo per conferma, provo a sentire anche la visita, se posso, quanto durerà, perché non lo so quanto dura. Perché poi... se vuole... va bene, eventualmente la richiamo allora, grazie mille. Allora per l'andata comunque va bene 8.40, no? Quello sì, comunque... dipende solo da quanto dura poi la visita, se devo, certo, aspettare, no, perché magari posso chiedere se, nel senso, se mi ricevono proprio a quell'ora, certo, precisa, cercando di spiegargli la situazione e so più o meno quanto ci metto, e così posso, certo, sapere anche le ricette. Ci vediamo dopo allora? Va bene. Va bene? Grazie mille. Salve. Tornando al discorso degli autobus. Voglio raccontare la mia esperienza di quando sono andato in Polonia. Praticamente ho preso l'autobus come un normale cittadino, perché lì gli autobus sono tutti con pedane manuali, non sono sofisticate come le nostre, tecnologiche, e praticamente lì con una sola mano riesci a tirare giù la pedana, riesci a tirarla giù, e praticamente anche una donna, anche se una persona che non ha molta forza, riesce a utilizzarle, e quindi tu sali praticamente sull'autobus senza nessun problema, non c'è nessun pericolo che queste non funzionano o che l'autobus non è attrezzato, perché tutti gli autobus sono dotati di pedana, mentre qui in Italia, come dicevo prima, per la tecnologia che è spesso molto molto difficile da utilizzare per gli autisti, e quindi non, la soluzione sarebbe questa: mettere a disposizione di tutti gli autobus di Brescia
queste pedane manuali, con pochi soldi risolveremo il problema e ogni cittadino sarebbe in grado, ogni cittadino disabile, scusatemi, sarebbe in grado di prendere l'autobus senza nessuna prenotazione, perché queste pedane vanno senza manutenzione e senza personale istruito.